No, aprire nel senso che avere un po' più luce. Non ce la fa posso più detta? E pensare, è stata venuta l'acqua. Sono tra le prime del mio arrivo. Ah, potentissima la setta, e questa è una disgrazia. Ho arrivo troppo presto, ho arrivo troppo tardi. Ah, sei qui, padre? Sì, mia cara Ravetta. Da dove vieni? Dalla città, per comprare questa casa. Ora che è già stata venduta, eh? Purtroppo, ma tu potresti aiutare. In qual modo? Voi donne ne sapete tante. Senti, tutto sta nel far credere al signor Lord che questa casa non è un angolo di paradiso come lui crede, ma addirittura l'inferno. Bravo, bravo, mi ha detto. Zitto, ecco che arriva. Ti lascio con lui. Guarda se ti riesce a farti scendere questa casa. Se proprio non vuole, vieni da me e ci metteremo d'accordo con i nostri amici. Ah, questo sì che è un luogo veramente delizioso. Un buon libro, una buona bottiglia. In questo luogo spero proprio di invecchiare. Ho l'onore di parlare al signor Lord. Sì, sono io, ma vi avverto, non desidero parlare con nessuno. Non mi disturberò troppo, una domanda soltanto. È vero che avete acquistato questa casa solo per non venire a studi? Esatto. Signore, voi siete stati ingannati. Davvero? E perché? Io sono architetto e vi dico che questa casa è umida. Non mi sembra. E l'interno è un po' di medicina e l'umidità porta la gotta. Sarà, però a me l'aria di questo luogo giova immensamente. Il terreno poi, nell'inverno, è soggetto alle inondazioni. Ebbene, andrò in barca. L'acqua del pozzo è inquinata. Pochi giorni fa ci furono buttati 3 gatti morti. Io non bevo mai acqua. Signore, voi mi siete simpatico e desidero tanto liberarmi di questa casa. Grazie, il male è che non voglio liberarmene. Se voi me la cedete, vi offrirò 10.000 scudi. No. A me 10.000 scudi in più sono una bella somma. Sì, indubbiamente. Non si trovano per terra. No, certo. Eppure voi potreste dire di averli trovati. Perciò vorrei dire sempre indubbiamente. Io non voglio niente affatto. Pensate, sono ricco, sono sano. Cosa posso pretendere di più? Pensate, abita qui sul mio loro. Sì, sì, io. Abita qui sul mio loro. Ma sì, sì. Allora abita qui sul mio loro. Ma vediamo di sì, sì. Che è in casa? Ma che volete? Che cercate? Ma ho capito, guarda. Ma chi? Prima rosa. Senti, cupone, senti, un cupone senza cupone. Vuoi farmi il santo che fede di? Quando cupone vuoi silenzio assoluto. Ah! Sento, sento. Musica magnifica, l'ho sentita? Ma... Così mi abbiglia per il problema. C'è da diventare matto. Buongiorno. Non sai che Tiziano non ha che fare nulla con me? Neppure con me, perché non lo conosco. Io ho la mano più pronta e più spedita della sua. Adesso dipinto in meno di mezz'ora l'arca del diluvio universale con tutti gli animali che ci sono dentro. Questa è grossa. Che grossa e non grossa? Oggi spacchi il muso. Non ci mancherebbe altro. Buongiorno, caro. E buon anno. Oh, tra tanti animali non ci ho messo il porco. Avete fatto uno sproposito. Buongiorno, caro. Aspetta. Che tanto brutto! Voglio prendere il profilo e poi scoprire. Ecco, profilo, se non si trova, ecco il mio corpo di teatro che porto. Che te ne pare?
Okay. Yes. Mamma mia, sei fortunato, fortunatissimo. Tanto denaro, troverete una brava mula che vi regalerà tanti fiori, tutti maschi. Ma guardate la linea della vita. Mamma mia, da qua a qua, esci fuori dalla mano, vi dovranno dare una botta in testa. Però mi sentite un po' solo, vero? Ma veramente? Ma non temete, in questo luogo troverete tanti amici che saranno contenti di tenervi compagnia e non soffrirete più per la solitudine. Ma veramente? Il grosso della mia carovana, caro signore, arriva domani e io inviterò qua tutti i miei parenti e amici zingari. Vi farò campare qua, nel vostro giardino. No, no! E se sì, e la sera ci saranno fuochi, danze, e tutte, e saremo felici. I miei 10 bambini parleranno per voi. Di noi ci ricordiamo con la vostra famiglia. E tutti siamo felici. Voce. Scesi,
non dilaniato e straziato, l'animo straziato, dilaniato e sucerato. Dammi un ultimo abbraccio e morì. Sì, dammi un ultimo abbraccio e benedico. Padre, oh mio figlio, la madre. Oh figlio mio, il fratello e la sorella, oh nostro fratello. Scena di grande commozione. Batte il tamburo. Il disertore è chiamato al tribunale di Dio. La madre. Io muoio. Il padre. Tu muori? Il disertore. Essa muore? Il fratello e la sorella. Noi moriamo. Il secondo. E si muoiono. La madre cade, il padre cade su di lei, il fratello cade sulla, il fratello cade sulla padre su, sulla madre, la sorella cade sulla madre, sul padre e sul fratello. Batte il tamburo, commozione cerebrale. Finisce il dramma, cala la tela, sei commossa anche te, vero? Ma veramente? A momenti arriveranno i miei amici, siamo in 30, quindi voi riceverete 30 ringraziamenti. Bravo! Senti, non ho tempo da perdere. Sono pazzi. Chi? Loro, quelli che erano te. Me ne sono accorto. Ma te chi tu sei? Te lo dico. Ma mi raccomando, Allora. Io sono tuo padre. Sì, sono il tuo nonno. No, mia nonna era mia madre. E tua nonna chi era? Mia nonna sono io. Non ne posso più io. Io ci perdo la testa. Lo sai, una volta l'ho persa anch'io. E questa è di lei? Di Carlo Magno. L'arancio ha voluto tre scuse. Ma poi la fosse stata nuova. Tu fai il cambio. Prima la testa. Prima io lo faccio a te. E poi tu la fai a me. Permesso di respirare un po' d'aria pulita. Brava, brava.
Agostino. È l'arco, è l'arco. Ma che è proprio sicuro? Ora saprà come mi chiamo. Eppure lei ha la faccia dall'orchetto. Giovanotto, si levi di solo perché sta perdendo la pazienza. Che caratteraccio, l'orchetto. Buongiorno, signor Lori. Buongiorno, ma come sta il mio nome? Oh, bene, lo so, se lavoro per lei, tu lo puoi sapere come si fa. Mi pare, ma non mi risulta che lei lavori per me. Come no? Io sono una fattoressa, come l'altro. Ma l'orto non ha bisogno di una fattoressa, lavorerò io stesso nell'orto. Se ne guardi bene, io ho sempre lavorato l'orto in questa vita, se no come avrà mantenuto la famiglia con i figlioletti. Il mio punto padrone è sempre stato soddisfatto del mio lavoro. Ne sono convinto, ma... Non c'è ma che tenga, mi accontenterò oggi questo della settimana. I frutti dell'orto sono indispensabili per la mia famiglia e per i miei figlioletti. Hanno un appetito, sapessi, cetrioli, cavolfiori, pomodori, sparisce tutto in un baleno. Sì, ma 5 scudi alla settimana non sono pochi. E poi i cavolfiori, gli zucchini, i pomodori per... e per me? Per lei. Lei può andare anche al mercato a prendere quello che le serve. Non vorrà mica togliere il pane in bocca ai miei figlioletti, vero? Il pane no, ma le vedrò nel mio orto. Ma la notte ce lo vorrò io. E te l'ho detto di pagarla. Quindi le fatture mi aspettano. Ora vedere anche non mi pagasse, che lavoro gratis. Non cerco di confondermi, sa? Domani mattina presto verrò a togliere il salato. E non si andrà a portare via nemmeno una foglia, o se la vedrà con me. Ma signora, per uno zucchino! Si vergogni, affamatore di bambini! Una ballerina. E allora? Cosa siete venute a fare? Siccome siamo ballerine, siamo venute per ballare. E proprio qui, a ballare. Ma certo, qui. Noi balleremo per lei, caro signore. No, no, no! Sì, sì, sì. Ma io non voglio! E noi vogliamo. E lei ci guarderà ballare. Vedrà come siamo brave. Ma io non ballerò! Silenzio! Perdendo la pazienza. La stia calma, li fa
presentarmi. Io sono il celebre Tribuzio Manganelli e questo è mia nipote Eteroclita, che ho l'onore di presentarvi. Eteroclita, fai la riverenza. Oh no, signore! Spero di servirvi come già servivo il defunto padrone di questa casa. In che modo? Venendo a cantarvi ogni giorno delle commoventissime e dolorosissime storie che il povero uomo ascoltava con le lacrime agli occhi. Ma io non voglio niente affatto. Signore, io ho bisogno di vivere, non tanto per me, quanto questo sacrosanto deposito. Lasciato da sua madre in piena salute al moribondo letto di morte. E d'altronde, se voi non accettate, non una, ma 20 dolorosissime e commoventissime storie vi canteremo con le nostre melodosissime voci. Per carità, cantate non è stato presto. La dolorosa e commovente storia noi canteremo di Cecco e di Rosina, come qualmente di lei non v'è memoria, di fare esempio di fedeltà e d'amor, di fare esempio di fedeltà e d'amor. No! Nel primo quadro si accenna come essendo uscita la bella Rosina dal tempio. In un giorno festivo di domenica si imbattesse nel bel giovane Cecco. I loro sguardi si incontrassero e i due giovani si innamorassero. Il povero Cecco aveva perso il sonno dallo stomaco e l'appetito dagli occhi e quindi decise di dichiarare il suo immenso amore alla Rosina. Bella, sei come un angelo, vaga come una stella, tu fosti proprio quella che mi rapisti il cuore. Tu fosti il primo capito, tu fosti il primo amore, tu fosti il primo anello che mi feresti il cuore. Cecco e Rosina passavano giorni felici in braccio d'amore, quando per barbara sorte il povero Cecco dovette partire soldato. Doloroso addio di Cecco alla Rosina! Il cuore si congedò della sorella. Addio Rosina, vado alla guerra, la patria terra vado a salvare, e la vittoria giunto il giorno quando ritorno ti sposerò. Partito il Cecco combatté le patrie battaglie da valoroso figlio di suo padre quando ritorna alla casa della Rosina. E 15 giorni dopo si avvia più al sacrosanto tempio per unire le sacrosante destre in un sacrosanto matrimonio del loro sacrosanto amore. Serena il posto di del nostro primo amore, conservati così, fede costante in cuore, e ti farò cicci, e mi farai cicci, e non potrò resistere al tuo dolce cicci. Madonna miseria! Ecco il mio scudo, prendete e andate alla malora. Grazie, signore, grazie. Domani
Domani tornerò di nuovo. Thank you.
Baciate, baciate anche voi. Ah, oh, questo poi no. Questo di Natale. Yes, vai baciate. Perché? Torneremo tutti i giorni a piangere sulla sua ciambola. Ho considerato l'affare. Ora non sentite parlare così male.
hanno lavorato bene? Certo, dovevi vedere la faccia quando ha visto arrivare la finta lavandaia. E come gli hanno ritornato il canto storie e il poeta pazzo? Ah, dunque è così! Oddio! In tal caso la lettera sta a me. No, no, signor Lorca, se conosceste la verità, anche voi avreste compassione di noi. Anche Fandoni, siete due truffatori! Signore, il vostro denaro vi sarà restituito subito. Ecco qua. Ma allora, è tutto vero! Non è colpa mia, è colpa del padre della signorina. Sì, è lui che vuole avere questa casa, ma non avendo denari sufficienti, ha deciso di farmi sposare con il proprietario di questo luogo, avendo la casa dal genero. Ma io la sposerò anche con il mio caro padre. Ma è vero quello che mi dite? Oh sì, certo. Se non fosse stato per l'amore, noi... Ho capito! Però mi sei esagerato! Non voglio avere rimorso di aver impedito la vostra felicità! Io non potrei mai essere uno sposo gradito, è vero? Perdonate, signore, ma... Sì, sì, ho capito! L'amore vi ha legato al signor Baldi! Quando è così... Non siete felici! Signore, le nostre condoglianze!
questi bambini la tradizione toscana la vanno perdendo. Bisognerà curare i procedimenti. Anche i toscani non costa poco. E invece piacciono, perché subito si sono appassionati. Buona estate, buone vacanze. Grazie di questo evento e... Sì. Perché io non ho questa volta potuto riprendere. Va bene. Io vorrei mettermi in contatto e portarlo alla sera, tutto diverso. Volevo supinarlo perché ho tutti gli spettacoli che ho messo su. Io ho bisogno di tutto. Lasciate magari l'indirizzo, il telefono, qualche cosa. Siamo in due. Siamo in due. Dopo allora vi lasciate. Ti ringrazio. Ha preso tutto, tutto? Quasi tutto. Allora, no, allora, allora. E credevo che durasse più, se no... Io non lo so, l'ho visto. L'unico fa che mi pigliano. Thank you.